Il martedì dopo la fine della regular season e il martedì che precede l'inizio dei play-off e dei play-out. Ai play-off, agli spareggi di promozione, hanno avuto accesso Bari e Foggia. Il Biceglie invece si giocherà la permanenza contro la Paganese, già salve il Monopoli e la Virtus Francavilla. Altra puntata di CD Calcio, altra puntata con tantissimi e graditissimi ospiti. Passo subito a salutare il capo servizi dello sport della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabrizio Nitti. Buonasera, ciao Flavio. E abbiamo già collegato un ospite d'eccezione per questa sera. È con noi il tecnico del Monopoli, mister Beppe Scienza, che vedo in collegamento da casa con gli occhiali, non lo vediamo spesso. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, sì, sono con gli occhiali perché mi dà un po' più da intellettuale. No, perché non ci vedo tanto di sera, quindi meglio che me li metta su, perché se fai passare qualche scritta non la leggo bene, te poi mi prendi in giro, quindi non devo sbagliare niente con te, lo so. Mister è sempre gradito e può sbagliare quanto vuole qui ad Antenna Sud. Mister, allora partiamo andando ad analizzare quello che è stato il campionato del Monopoli, un campionato concluso all'undicesimo posto. Resta un pizzico di amarezza perché avevate quasi playoff in mano, poi un po' di stanchezza, un po' di appunto anche instabilità mentale dato da tutti quegli impegni ravvicinati, come ha detto lei in TV, in conferenza stampa, e quei playoff scappati anche perché la migliore quarta non è venuta fuori dal girone C. Mannaggia il Bari, mannaggia, si arrivava bene il Bari, ma no, ma va bene. Sono un po' rammaricato perché secondo me potevamo fare molto di più, perché la squadra aveva le possibilità di fare meglio. Purtroppo sono stati commessi molti errori, qualche giocatore non è riuscito a integrarsi subito nella nostra realtà, sono successe anche tutte le disavventure individuali, parlo per i giocatori e di società, di squadra, che hanno portato veramente a tante problematiche. Abbiamo perso tantissimi punti in maniera assurda, no? Con tanti gol presi in maniera evitabile magari. E poi si era andata che al ritorno, nel momento in cui eravamo in grande, grande ripresa, abbiamo preso due botte forti dal virus che ci hanno un pochino rallentato. Però ripeto, pochi alibi, dovevamo e potevamo fare di più, perché ripeto, nonostante tutto questo, recriminiamo per troppe partite, per troppi gol, per troppi punti presi. Abbiamo dimostrato che anche l'ultimo del campionato a Catanzaro, contro una squadra che aveva mille motivazioni più di noi, li abbiamo messi in grande difficoltà per tutta la partita. Obiettivamente, io adesso devo essere sincero, a parte mezz'ora la Juve Stabia al ritorno che ci ha messo sotto, che ci ha fatto veramente poche fiamme, che poi tra l'altro vincevano lo stesso la partita, a noi non ci ha messo sotto nessuno. Non parlo di Avellino e Palermo, perché in quei momenti la squadra era in condizioni veramente da tutto meno che una squadra di calcio. Eravamo veramente una cozzaglia di tutti quanti, io per primo, di sbandati allo sbaraglio, perché eravamo veramente messi male per tanti motivi. Nel ritorno però abbiamo dimostrato che con gli interventi giusti, con gli uomini giusti, abbiamo fatto la prima parte in maniera straordinaria. Però anche lì, se ti ricordi, perdemmo una partita a Bari in maniera rocambolesca a dir poco, quindi tutto l'anno non è suggellato da errori continui. Però credo che questo piazzamento non debba essere sottovalutato, perché mister, per come si era messa la situazione, sì. Grande dignità, stavo dicendo, per come avete affrontato la partita contro il Catanzaro, e poi la parola d'ordine per il futuro, almeno per quanto riguarda Beppe Scienza, sentendola nel post partita della gara di Catanzaro, è chiarezza, o mi sbaglio? Ma no, certamente, purtroppo bisogna anche capire le società, e non solo la nostra, tutte hanno difficoltà, tutti in questo momento, a pianificare, a programmare, perché innanzitutto c'è da pensare ognuno alla propria azienda, alle proprie attività che permettono poi di fare calcio. È ovvio che dovremmo sapere cosa si vuole fare, cosa c'è da fare, che problematiche ci sono, ma credo che questo solo la società, no, può svelare questo arcano. Quindi aspettiamo in questi giorni di capire come si svilupperanno le cose.
con fiducia. Ripeto, nel giorno di ritorno, l'ho detto anche dopo la partita l'altra sera, abbiamo costruito qualcosa per poter riorganizzarci l'anno prossimo. È chiaro che poi adesso scatta il momento dei procuratori, no? C'è la caccia al contratto migliore, alla squadra migliore, alla piazza migliore. Bisogna vedere se noi saremo ambiti dai giocatori e se riusciremo a essere competitivi con le altre società da quel punto di vista. Mister, tra poco la regia ci fa vedere il tabellone playoff, tante sue vecchie conoscenze, il Foggia, c'è il Catania, c'è la Feralpisalò, c'è l'Alessandria, c'è anche tanto del girone C, almeno in partenza. Lei sicuramente li guarderà con poca voglia, perché per quello che vi è successo necessitate davvero di staccare, ma come vede questa appendice? Quali sono le favorite, le seconde, le terze, le quarte? Meglio partire prima, meglio partire più tardi? Ma guarda, il playoff è veramente un terno al lotto. Ti direi che comunque chi parte un po' più tardi ha tempo di organizzarsi in una maniera giusta e di mettersi un pochino a posto, recuperare magari qualche infortunato, studiare l'avversario. Chi arriva da questi turni iniziali arriverà comunque molto stanco, arriverà provato. Bisogna vedere chi avrà la rosa più in salute, più numerosa. Sono le squadre che le sto aspettando veramente con curiosità. La Juve Stabia, che ha fatto un giorno di ritorno meraviglioso, il Catania stesso ha fatto un buon finale di stagione, c'è l'Alto Adige, che è una squadra che mi incuriosisce molto. Il Cesena stesso ha fatto qualcosa di interessante, e poi il nostro girone, è chiaro che il nostro girone è un girone, ci sono delle squadre molto forti, perché comunque ci sono delle piazze straordinarie. Ripeto, ci dovevamo stare anche noi, per quello che abbiamo fatto nel giorno di ritorno è assurdo non essere a fare i playoff, però bisogna accettare e fare un mea culpa e andare avanti. Fabrizio? Sì, buonasera mister intanto. Senta, io credo... Buonasera. Io credo che a fine anno la classifica rispecchi sempre il valore della squadra. Però per il Monopoli mi sento di fare uno strappo, voglio dire. Voi siete stati fortemente penalizzati, al di là degli errori, delle partite perse o non perse, questo ci può stare, no, nel calcio, lei me lo insegna. Però credo che il virus vi abbia veramente colpito nel momento cruciale della stagione. Sono d'accordo con lei. Infatti io prima ho detto pochi alibi, perché i punti li abbiamo buttati via noi tante volte in maniera scellerata. Quindi ci sono state delle partite veramente al 90esimo, 94esimo, che le abbiamo gettate per delle situazioni veramente grotteschi, che non capitano tutti gli anni. Però quindi zero alibi, assolutamente. L'unico alibi è che il Covid ci ha dato veramente una mazzata grossa. Guarda, il giorno di ritorno soprattutto, pensi a una società che ha il coraggio a gennaio di cambiare l'80% della squadra, e lei sa benissimo che quando si fa una rivoluzione del genere rischi di veramente di sprofondare, perché non è semplice incastrare tutti i tasselli in così poco tempo. Siamo stati bravi e fortunati a incastrarli, a trovare giocatori, uomini giusti, e quando eravamo veramente in grande ripresa, perché risultati utili consecutivi anche a Bari, obiettivamente eravamo venuti a giocarci la partita alla pari, un palo clamoroso di Tazer nel primo tempo, un gol, l'ennesimo gol evitabile della stagione, quindi la squadra era veramente in salute. E il Covid, perché io ho sentito dire ma ha preso anche altre squadre, no, è vero, ha preso altre squadre, ma quando su una squadra di 25 giocatori 23 hanno preso il Covid, e tutto lo staff, tutti i dirigenti, magazzinieri, massaggiatori, dottori, tutti si sono ammalati, non è più una cosa semplice. Io ribadisco, non voglio fare il tragico, ma noi abbiamo avuto dei morti in società, e io di questo non posso pensare che non abbia pesato sulla psiche dei giocatori. Abbiamo perso delle persone, abbiamo fatto più funerali che festeggiamenti quest'anno. Alla fine lo senti, lo paghi. E poi ci siamo non allenati per 30 giorni e in 20 giorni abbiamo fatto 7 partite. Capisce che certo, non c'era mai recupero. L'abbiamo tenuto bene, perché siamo stati preparati comunque
siamo stati bene fisicamente, abbiamo tenuto botta, però gli infortuni hanno cominciato a pesare. Io penso alla partita con la Casertana, che ho avuto Paolucci infortunato, e che secondo me Paolucci in quella partita avrebbe entrato lui, in 20 minuti ci ha creato 3 o 4 palle gol. Era un giocatore che in questa finale di campionato non potevamo farne a meno per la sua freschezza e la sua qualità. Quindi noi abbiamo pagato costantemente questo poco allenamento e siamo andati in difficoltà. Poi ripeto, per un po' di fortuna che abbiamo avuto magari con l'Avellino e col Palermo, che abbiamo ribaltato le partite al 90esimo, e poi però abbiamo perso a Foggia una partita stra immeritata. Con la Casertana era una partita che potevamo benissimo pareggiare. Con la Ternana io vorrei sapere Lucarelli cosa dice, visto che ha fatto tante chiacchiere contro di noi, del rigore che gli ha dato domenica a Favore. A me sembra lo stesso rigore più o meno che non ha dato a noi la domenica prima, visto che ha dato del fenomeno a me, che mi sono lamentato. Quindi sarebbe meglio che gli allenatori, quando ci va bene le cose, stessimo un po' più zitti e prendessimo su il colpo di fortuna che ci capita. Comunque, ripeto, sono d'accordo con lei su quello che ha detto. Alibi zero, però il Covid quest'anno a noi ci ha rotto un po' le scatole. Senta, mister, lei ha parlato di una Juve Stabia al girone di ritorno splendido. Poi c'è anche il Palermo che ha finito in crescendo. Le ha incontrate tutte, no? Secondo lei qual è la squadra più forte del girone C? Tolta la Ternana, che ovviamente ha fatto corsa a parte. Sì. Io non voglio fare. Io spero nel Bari. La speranza di tutti è quella. Nel Bari, perché io spero nel Bari, perché al di là dell'aspetto rivalità, che poi che rivalità parliamo, Monopoli e Bari non si sono mai incontrate per 100 anni, non si può parlare di rivalità. Io continuo a dire, spero di non offendere nessuno, che Monopoli deve diventare un alleato del Bari, no? Nel senso, il Bari del Monopoli, deve esserci una simpatia reciproca, che secondo me c'è, perché i tifosi del Bari, i tifosi del Monopoli, quando abbiamo giocato contro, si sono sempre comportati in maniera elegante, non hanno mai fatto macelli, soprattutto l'anno scorso che c'era pubblico. Spero nel Bari. A me Catanzaro l'altra sera non mi è piaciuto, sinceramente, anche se ha fatto un grande campionato, ma non mi è piaciuto. Però può darsi che sia proprio una partita. A me è piaciuto tanto la Juve Stabia. È piaciuto tanto la Juve Stabia perché quando venne da noi parlavano addirittura di esonerare l'allenatore. Io guardai delle trasmissioni di Castellammare dopo la partita, perché sono molto curioso, e parlavano malissimo della squadra, dell'allenatore. Invece sono contento, l'allenatore e i giocatori sono ripresi e hanno fatto un ritorno importante. Mi incuriosisce, perché è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che non butta mai via la palla, che muove il pallone sempre da dietro, che ha fantasia, c'ha corsa. È una squadra che mi incuriosisce, però i playoff poi sono veramente strani. Il Bari credo che sarà il Bari stesso l'avversario più difficile da affrontare, no? Perché ha fatto un bruttissimo finale di stagione il Bari, parliamoci chiaro. Ha fatto un finale di stagione che ha compromesso le posizioni di classifica, perché il Bari che non vince il campionato fa notizia, ma che non arrivi neanche secondo fa ancora più notizia. Ecco che allora la voglia di rivalsa che avranno i giocatori, il tecnico, che è un grande allenatore, secondo me, la società stessa, che è una grande società, potrebbero fare la differenza. E poi però bisogna tenere conto anche delle big del gironi sopra, perché certo. Padova, Triestina, Cesena, Alessandria, insomma, non si può su queste squadre qui, Modena, non si può non considerarle. Io però credo che il nostro girone possa rappresentare ancora una volta il pericolo più grosso. Arriva un messaggio su WhatsApp, mister, grande mister Scienza, sangue e sudore, resterà con noi a Monopoli anche l'anno prossimo? Ma guarda, io ti ridico quello che ho detto oggi al nostro amministratore delegato. Noi abbiamo un contratto in essere, quindi minimamente che penso di andare via non l'ho mai fatto. Io però ho chiesto alla società che ci deve essere l'innamoramento reciproco, no? Bisogna andare avanti se c'è veramente l'innamoramento reciproco. Io non ho nessuna intenzione di andarmi da Monopoli, voglio continuare ancora il mio percorso perché c'è ancora tanto da fare. Voglio solo che la società abbia lo stesso piacere che ho io, perché i contratti sono importanti, ma l'affetto, la stima e il rispetto per me valgono ancora molto di più. Quindi se c'è questa voglia di continuare, io sono
molto molto felice veramente, perché Monopoli è casa mia, amo questa città, amo questa gente. Quello che ho avuto da Monopoli io non l'ho mai avuto in vita mia. Ancora stamattina, girando a spasso per la città, un sacco di gente che si complimenta. Io nella mia testa dico, ma si complimenta di che cosa, che mi siamo arrivati undicesimi? È evidente una città, una tifoseria che ha capito le difficoltà che abbiamo avuto, e questo non è facile nel calcio, no? Perché tutti si basano sui risultati. Invece Monopoli ha letto tra le righe le difficoltà e ci è stata vicino, quindi è una vittoria anche dei nostri tifosi. Grazie mister, la lasciamo alla cena, noi speriamo ovviamente di rivederci presto o in campo o nei nostri studi. Mi venite perito che vi mandi via? Allora, se non mangio non muoio, perché mamma mia, dai, ti abbraccio Flavio, grazie di tutto. Un abbraccio a tutti voi, buona trasmissione. Mister, se vuole restare con noi, noi parliamo di tutti gli altri argomenti. Mi seguo, fa solo che vabbè, piacere. Allora, visto che mister ha detto... Allora, mister, una domanda, l'ultima. È meglio il Bari di Carrera o sì, meglio il Bari di Auteri? Allora, premetto che conosco molto di più Auteri, avendolo incontrato tanti anni in questi anni, e credo che possa essere lui quello che può portare il Bari alla Serie B. Il Bari di Carrera a me non ha convinto molto, ma non era facile in quel momento cambiare rotta. La pressione di questa piazza si fa sentire, quindi per Carrera è stato difficile, no? Invertire la rotta, io non do grosse colpe, non è semplice. Mi aspetto da Gaetano, da Auteri, che per me è un allenatore fantastico, di imporre il suo gioco come ha sempre fatto in questi anni, di non snaturarsi. Auteri è un allenatore che marchia a fuoco la sua squadra con un gioco spumeggiante, intraprendente, molto propositivo, quindi Bari deve imporre la propria leadership. Quello che ha fatto la Reggiana l'anno scorso ha battuto il Bari solo perché ci ha creduto di più. Io ero allo stadio della partita, la commentavo per la Rai, e non c'era una differenza di squadra, di valori, anzi il Bari secondo me era più forte, ma la Reggiana aveva più voglia, aveva più idee in quel momento, e in questo momento di playoff le idee contano molto, e Auteri idee calcistiche a livello offensivo ne ha molte, quindi conto che sia lui a portare la squadra in B. Mister, se vuole restare con noi, io ne approfitterei della sua gentilezza per parlare anche della sfida di domenica tra Catania e Foggia. Prendiamo questo argomento, apriamo questo capitolo, rifacciamo vedere magari il tabellone playoff, una partita che si ripete per la terza volta dopo il 2-2 di domenica scorsa. Un Foggia che ha fatto a meno nell'ultima di Fumagalli, di Gavazzi e di Agostinone, un Catania che invece anche alle prese con le vicissitudini societarie, perché Tacopina oggi ha mandato quasi un out alla Sigi per il closing. Come vede questo incontro, questa sfida? Allora, mi sembra in questo momento per tanti motivi leggermente avvantaggiato il Catania. Ci arriva veramente bene il Catania a questi playoff, con l'ultimo mese e mezzo con grossi risultati. Il Foggia è una squadra che ha fatto una grandissima stagione, è partito in ritardo, arrivava dalla Serie D, si è organizzata bene e ha fatto un ottimo campionato. Leggermente favorito il Catania perché ha fatto qualcosa di più. Mi sembra in questo momento a livello offensivo anche il Catania sia una bocca da fuoco pericolosa, ha trovato il gol quasi sempre con facilità. Ricordo una delle ultime partite in casa contro il Potenza, fece 4-5 gol, 3 gol, 4 gol, non mi ricordo, ma ne sfiorò altrettanti. Una squadra molto molto in salute, che la vedo leggermente favorita, però oggi è una squadra tosta, una squadra di combattenti, con dei giocatori di qualità, oltre che di combattimento. Quindi è una partita aperta con una leggera preferenza sul pronostico per il Catania. Su Juve Stabia Casertana si è già espresso, l'ultima è Palermo-Teramo. Ma dovrebbe farcela al Palermo, anche se a me sinceramente non mi ha convinto tanto questa squadra quest'anno. Il Teramo ha fatto un giro di andata molto bello, molto intrigante dal punto di vista del gioco, della fisicità, della intensità. A me il Palermo, visto qua da noi, non mi è piaciuto proprio per niente, perché noi venivamo da un mese di natività e nel secondo tempo non hanno avuto, a mio avviso, la personalità e la forza di chiudere una partita contro una squadra che era più morta che viva. Quindi
Ripeto, nessuno si debba offendere, è un giudizio che do per una partita vista, quindi arriva fino lì, però deve stare attento, non è la partita che assolutamente non è chiusa questa qua, ha un pronostico molto, molto variabile, non vedo una grande favorita. Il Palermo gioca in casa? Gioca in casa il Palermo, sì. Col doppio risultato, vabbè, ovviamente nei 90 Palermo, minuti qui, sullo 0-0 passa il Palermo. Questo è un vantaggio importante, meno che per il Monopoli, questo è un vantaggio importante ai playoff, meno che per il Monopoli che riesce a non vincerla, a non pareggiarla neanche questi anni, però gli do un leggero vantaggio al Palermo, ma deve stare attento, che se il tiriamo in giornata è una squadra scomoda. Grazie a Mister Scienza, noi dobbiamo andare in pubblicità, se vuole può stare ancora con noi, a tra poco. Dopo la piacevolissima chiacchierata con Mister Beppe Scienza, passiamo a parlare di playoff. Parliamo della prima delle sfide che coinvolgerà le pugliesi. Scenderà in campo il 9 di maggio, domenica prossima, al Massimino di Catania, il Foggia di Marco Marchionni contro il Catania di Mister Baldini. Fabrizio, una partita che Mister Scienza ha esaminato dando i favori del pronostico al Catania, perché ha fatto vedere tante trame offensive, perché ha dato qualcosina in più sotto il profilo della qualità, secondo lui. Il tuo giudizio? Beh, oggettivamente il Catania sulla carta mi sembra un po' più dotato anche tecnicamente rispetto al Foggia, ma non scopriamo nulla, perché il Catania era chiamato a disputare un campionato d'alta quota, forse ha fatto un po' meno di quello che ci si aspettava, però io del Foggia ho grande fiducia, perché questa è una squadra che ha dato fastidio a tutte le avversarie per tutto il corso del campionato. Io ho sempre pensato che il Foggia potesse diventare una mina vagante e continuo a pensare che possa esserlo anche nel corso di questi playoff. Andiamolo a chiedere anche a chi commenterà questa partita per Eleven Sports. Buonasera a Stefano Uteri. Buonasera a voi in studio. Abbiamo un Uteri in trasmissione, Fabrizio, ma non è l'allenatore del Bari, quello ci sarà più tardi con le sue dichiarazioni. Stefano, allora sono giorni anche movimentati a Catania, perché abbiamo visto il comunicato di Tacopina, quello della Sigi, e poi è rimbalzata la notizia di un ultimatum perché non si è concretizzato neanche il closing il 26 di aprile. Adesso Tacopina almeno ha fatto intendere che potrebbero esserci problemi per l'iscrizione all'anno prossimo. Come state vivendo? In effetti, Flavio, è una situazione molto, molto particolare, anche perché a ridosso proprio del match di campionato, la gara d'andata tra Catania e Foggia, sembrava chiuso il capitolo Tacopina, sembrava essere ormai una trattativa in via di definizione dopo il contratto preliminare. Invece no, perché qui a Catania ormai da oltre due anni, ma anche qualcosa di più, capita un po' di tutto, e quindi in questo momento diciamo che la trattativa si è riaperta. Sulla intervista di Tacopina lasciata oggi al Quotidiano alla Sicilia, appunto in merito all'iscrizione al campionato, ecco, io interpreto tutto ciò come mosse magari atte a smuovere un po' le acque. È attesa una possibile proposta di Tacopina nei prossimi giorni, diciamo che però la piazza non ha vissuto benissimo questo passo indietro proprio a ridosso dei playoff. Poteva essere, diciamo, un propellente di entusiasmo in vista degli spareggi, e invece la mente più sull'extracampo che sul campo. Stefano, hai visto il match contro il Foggia, quello dell'ultimo turno di campionato, 2-0, il Catania l'ha ripreso per i capelli, anche grazie ad una prestazione, la terza consecutiva non eccezionale, del portiere del Foggia. Quali sono invece le prospettive per il match dei playoff? Diciamo che come estremi difensori da una parte e dall'altra domenica scorsa non è che ci sia stato un gran bel vedere, perché anche Martinez, per quanto riguarda il Catania, diciamo che ha regalato un'uscita a vuoto di quelle che si ricordano. A me è piaciuto molto il Foggia nei primi 30-35 minuti, l'approccio, l'intensità, è una squadra che secondo me ha un'identità ed è ben guidata. Marchionni è un ottimo profilo.
Dall'altra parte c'è un Catania che con Baldini è sicuramente più garibaldino, ha ritrovato entusiasmo dopo un periodo di Raffaele, quello finale della sua gestione, in cui c'era un po' di depressione e molta confusione. Io mi attendo una gara sicuramente intensa, poi bisognerà capire domani cosa succederà, perché si deve discutere il ricorso per i due punti di penalizzazione, però dovesse essere Catania-Foggia, io mi aspetto sì la stessa intensità, ma qualcosa di diverso, soprattutto in casa Catania, volti nuovi, Maldonado in mezzo al campo, là davanti qualcuno potrebbe recuperare e quindi anche trame di gioco sin dall'inizio diverse. Stefano, un Catania che ha cambiato anche vestito, dalla difesa a 3 è passata alla difesa a 4, ne hanno fatto un po' le spese i due ex Monopoli, anche se Giosa lo vediamo più spesso in campo. Con questo 4-3-3 chi invece è il più rivitalizzato? Allora, quello che ne ha pagato le conseguenze maggiormente è Sales. Sales è completamente fuori ormai dai radar. Giosa dovrebbe rientrare, tra l'altro, dopo la squalifica, quindi sì, lui ci sarà assolutamente. Rivitalizzato, ti dico, un po' a sorpresa Reginaldo, perché Reginaldo e Izco, li metto in tandem, loro due non erano certamente, diciamo, al centro del progetto di Raffaele col 3-4-3. Reginaldo aveva giocato pochissimo, Baldini pronti via, ha cambiato questo aspetto tattico, ma anche le gerarchie. Sia Izco che Reginaldo molto più presenti in campo, tra l'altro Reginaldo da esterno, che vista la carta d'identità poteva essere un azzardo, invece ha giocato molto bene, meglio rispetto al ruolo di centravanti di domenica scorsa, per esempio. Un altro giocatore rivitalizzato è Maldonado, perché Maldonado non riusciva a trovare i tempi di gioco nel centrocampo a 4, da playmaker classico si muove meglio, anche se quando ha l'uomo alle calcagna comunque va ancora in difficoltà. Vedi Catanzaro con Carlini, che praticamente lo ha fatto giocare poco e niente, e lì è tornato il vecchio Maldonado. Fabrizio? No, volevo chiedere al collega, intanto ciao, volevo chiederti... Ciao Fabrizio. Ciao. Questo Catania in attacco in che cosa è cambiato proprio? Cioè ha ripreso a fare più gol, esprime un gioco offensivo più migliore rispetto a prima. Cosa è variato rispetto al passato recente con il nuovo allenatore? Allora, intanto ti dico la continuità, che è solamente su un fronte, l'avanti e lo sfruttamento delle palle inattive. 22 gol su palla inattiva sono tantissimi, dei 50 complessivi, quindi ed è continuato questo dato, questa progressione anche con Baldini. Ciò che invece è cambiato radicalmente è l'approccio, come dicevo, garibaldino, ma nel senso di densità offensiva di tutta la squadra, quindi c'è un principio offensivo assolutamente diverso rispetto a prima. Raffaele era un po' più attento a non prenderle piuttosto che a cercare di offrire qualcosa di importante là davanti. Poi un altro aspetto cruciale, secondo me, della manovra offensiva dato da Baldini, il ribaltamento di fronte. Il Catania in Serie C è una delle squadre che sviluppa meglio questo concetto, ribaltamento veloce destra-sinistra, con poi un attaccante aggiunto che è lo spazio, perché per esempio contro la Casertana Dall'Olio ha giocato falso 9, centravanti, ma non dava punti di riferimento. Stesso discorso con Reginaldo e Golfo, e alla fine l'attaccante era lo spazio e Pinto e Calapai nelle sovrapposizioni degli esterni, sempre sfruttate con questi ribaltamenti veloci. Quindi diciamo che è molto più organico il Catania in fase offensiva, e poi sicuramente bisogna valutare anche alcune gare in cui le altre squadre, magari passando in svantaggio o avendo meno motivazioni del Catania, hanno un po' prestato il fianco. Ma tendenzialmente questa velocità nel cambiare il fronte, non dare punti di riferimento là davanti. Senti, invece ci sono speranze di recuperare questi due punti o no? Come si vive questa attesa? Allora, non c'è grande ottimismo da quello che filtra, non sembra esserci una speranza enorme. Ovviamente sarebbero due punti importantissimi, secondo me, non solo o non tanto per il primo turno, quanto più per il secondo, perché ovviamente nel secondo turno
arrivando sesti, se dovesse vincere il Catania e poi la Juve Stabia, ovviamente il Catania avrebbe un risultato su tre e la Juve Stabia invece avrebbe il vantaggio non solo del campo ma anche del fattore appunto 1x. Non c'è, tu sei ottimista sulla vittoria del Bari, Stefano, però se mi dici questo. Come? Sei ottimista sul Bari, cioè tu stai dando già per sicuro che il Bari passi il turno, perché se il Bari non dovesse passare il Catania è comunque in casa. Sì, no, vabbè, io vado tendenzialmente con le favorite, dico se tutte le favorite fanno il loro dovere, ecco, con quella classifica cristallizzata e allora si andrebbe verso questo scenario. Certo, no, 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 poi se i pronostici dovessero essere sovvertiti allora lì cambierebbe ovviamente un po' tutto. Diciamo, ci sono dei casi recentemente che hanno fatto giurisprudenza in senso positivo nei confronti del Catania di questo ricorso, però in linea di massima, se devo rispondere, non ci sono grandissime aspettative. Stefano, una domanda sui due ex pugliesi, tra virgolette, perché Sarau e Di Piazza erano infortunati, non sono andati a Foggia. Di Piazza, tra l'altro, è un ex della partita perché ha vestito la maglia del Foggia e in che stagione? Una stagione che è rimasta appunto nella memoria dei tifosi. Ci sono possibilità di vederli in campo? Allora, proprio di oggi il comunicato del Catania con il report medico è Sarau e Di Piazza sono ristabiliti, hanno partecipato oggi all'allenamento con il resto della squadra, quindi saranno della partita. Chi è in forte, anzi fortissimo dubbio, è Russotto, sarebbe l'ennesima tegola per Baldini, che dovrebbe fare a meno del giocatore più in forma e più pimpante nell'ultimo mese e mezzo, quindi difficilmente, oggi ha svolto un lavoro differenziato, quindi difficilmente sarà della partita. Ci sarà Piccolo, che ha giocato ed è rientrato proprio nell'ultimo turno col Foggia. Volpe ha salutato tutti, probabilmente si è già conclusa anzitempo la sua avventura a Catania, appena 10 minuti e neanche contro il Catanzaro, quindi davvero poco e niente. E in difesa non ce la farà Tonucci con ogni probabilità, perché purtroppo è stato afflitto dal Covid e in questo momento non sembrano esserci margini di poterlo vedere come protagonista, in ogni caso domenica. Grazie a Stefano Teri. Fabrizio, hai altre domande? No, giusto per concludere, comunque mi sembra una squadra molto più convinta e in crescita anche fisicamente questo Catania. Sì, hai ragione Fabrizio, anche perché effettivamente le problematiche derivanti dall'infermeria ci sono oggi e come c'erano prima, però oggi anche grazie forse a questa iniezione di fiducia dettata da Baldini, con un atteggiamento e un approccio diverso, è un Catania che corre di più, probabilmente corre anche meglio. Correndo meglio le energie vengono gestite in maniera diversa rispetto al recente passato e effettivamente riesce a reggere bene, anche se col Foggia negli ultimi 10 minuti, ecco, si è sentita l'assenza di un Sarau, di un Di Piazza, dei ricambi là davanti, Reginaldo non ne aveva più, Piccolo non è al 100%, quindi pensando a quello che è stato fatto e comunque al percorso con le gare eventualmente vicinate a chi avrebbe visto nel caso di Brescia. Stefano, non abbiamo capito bene la risposta perché era un po' disturbata. Noi ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro, buona telecronaca per domenica, mi raccomando, non farà arrabbiare i foggiani. No, ma si arrabbiano tutti. Io ormai ho capito che qualunque cosa faccia un telecronista si arrabbiano tutti. A Catania si arrabbiano, fuori da Catania si arrabbiano, quindi la faccia è questa, almeno sapete chi insultare, casomai. Ma assolutamente no, sappiamo tutti della professionalità di Stefano Teri. Grazie e buon lavoro. A voi, studio, buon proseguimento. Grazie al collega Stefano Teri. Catania una mina vagante, così come il Bari. Secondo te il Bari è pronto invece per i playoff? Tra poco ne parleremo anche con il difensore del Bisceglie, Tazza, che l'ha affrontato ben 3 volte quest'anno. Vabbè Flavio, se non fosse pronto sarebbe gravissimo, voglio dire, insomma, avrebbe dovuto disputare un altro campionato il Bari, perlomeno deve farsi trovare pronto per i playoff. Mercurio, ti è piaciuto? Sì, Mercurio è un giovane interessante, resta un giovane interessante, voglio dire, inutile caricarlo di grandi responsabilità. Il suo utilizzo va dosato, insomma, ecco.
Cristian ci chiede, ci saranno possibilità di vedere in campo giovani come Mercurio, dato che è un calciatore che può fare la differenza in campo? Secondo me Mercurio è l'unico dei giovani che potrà scendere in campo. Sì, sono d'accordo, anche perché è quello che negli ultimi tempi è stato aggregato con più continuità alla prima squadra. Però ribadisco il concetto, non è il giocatore al quale affidare tutte queste responsabilità. Insomma, il Bari ha tanti giocatori che devono tirar fuori quello per il quale sono stati acquistati. Auteri ha detto, Gaetano, non Stefano. Ha detto cambieremo qualcosa nei playoff. Anzi, chiedo alla regia proprio di farcelo sentire, perché poi con Fabrizio vorrei capire cosa. A che cosa si riferisce. Sì, Auteri. Quando c'è unità di intenti e quando c'è simbiosi, e in questo gruppo questo c'è, non ci sono problematiche particolari. Partita strana dove ha fatto bene in alcuni momenti, poi però la prima volta che loro hanno passato la metà campo abbiamo preso un gol e qui dobbiamo migliorare, perché sotto l'aspetto difensivo dobbiamo fare meglio, possiamo fare meglio, però poi abbiamo condotto anche bene la partita, cercando gli aggiramenti, cercando le percussioni centrali, andando anche spesso alla conclusione, però non abbiamo preso la porta, non abbiamo impattato dei traversoni su aggiramenti laterali importanti. È chiaro che la partita rimane così, poi siamo stati bravi a recuperarla, insomma, e abbiamo continuato. Mercurio è un ragazzo che sa giocare come si deve a calcio, ha dalla sua anche una condizione mentale e una freschezza mentale giusta, ma sa giocare a calcio. A parte la freschezza mentale, sa giocare a calcio, ha fatto 2-3 cose entrando importanti, da giocatore vero, poi però non gli diciamo tante altre cose, scusami, anche se è un ragazzo posato, per come l'ho conosciuto, un ragazzo posato ed equilibrato. Ci sono 10 giorni di tempo per trovare a fare alcune cose, ma ve l'ho già detto prima, probabilmente cambieremo, però senza mai rinunciare così al nostro atteggiamento. Insomma, anche stasera abbiamo aggredito tantissimo, abbiamo costretto quasi sempre loro a giocare lungo, poi in una situazione di queste abbiamo preso anche gol. Qualcosina cambieremo, perché adesso il gruppo, diciamo, lo conosciamo profondamente e questi 10 giorni di tempo non è che sono tantissimi, per cui cambieremo alcune cose. Poi cambierà alcune cose il Bari. Auteri ha visto una squadra aggressiva a tratti, però nella prima volta che il Bicelli ha oltrepassato la metà campo ha detto anche ha preso gol. È merito anche, Fabrizio, di una persona che abbiamo al telefono con noi, del difensore del Bicelli, Salvatore Tazza, che credo ci senta. Buonasera Salvatore. Cerchiamo di ripristinare il collegamento con Tazza, vediamo se c'è. Non abbiamo Salvatore Tazza, nel frattempo però facciamolo vedere, regia, proprio il gol che ha preso il Bari, in cui Tazza è stato proprio protagonista. Fabrizio, un'azione partita da una rimessa dal fondo, il nostro Paolo Sgoba ce l'ha. Sì, ma dopo quanti minuti? Cioè? Dopo 4 minuti, eccola insomma. Qui, adesso tra un po' la vediamo anche certo. Nell'Eduo, la casa la stanno già guardando, c'era il Bari posizionato, ha fatto partire l'azione Spurio, proprio Tazza è arrivato in possesso della sfera, ora lo vediamo anche alle nostre spalle, Fabrizio. C'era tanta distanza tra i reparti di difesa e centrocampo e Sartore era lì libero. Bravo Pedrini ad inserirsi, un po' meno bravi sia Rolando che Perrotta. Qui male anche Sabbione su Pedrini, che ha fatto tanta corsa su quella fascia, e anche Di Cesare è rimasto un po' spiazzato dal movimento di Rocco che l'ha anticipato, e dopo 4 minuti e 2 secondi è lì Fabrizio Chiedevi. Sì. No, era una domanda, era una domanda retorica, perché ho sentito Auteri che diceva poi in una delle occasioni abbiamo preso una dopo 4 minuti, significa che l'approccio del Bari non è stato l'approccio giusto intanto. Poi se il Bari dovrà cambiare,
Beh, io credo che siccome insomma, tutto il campionato il Bari ha giocato con la difesa a 3, l'unica cosa che mi viene da pensare è che possa passare a una difesa a 4. Nel servizio che ho realizzato avevo parlato di 4-3-1-2 per valorizzare magari Mercurio e per mettere magari uno accanto a Maite e De Risio, perché a volte sembrano un po' in difficoltà contro i centrocampi, contro il centrocampo a 3. Dall'altra parte però c'è qualche collega che ipotizzava anche un 3-5-2, che non è che ha portato così bene al Bari, ad Avellino e nel secondo tempo contro la Turris. Se Auteri ci lavora su 2 settimane magari avrà i suoi risultati, però questa squadra con il 3-5-2, con i 2 esterni a tutto campo, io non è che l'ho vista così a suo agio. No, anche perché comunque, voglio dire, questa è una squadra che ha giocato dall'inizio della stagione con 3 difensori centrali, salvo poche... salvo che in poche circostanze. Non riesco a capire oggettivamente dove possa mettere le mani Auteri, posto che qui ormai sono 10 mesi che si lavora su questi uomini, su questa squadra. Forse il 4-3-1-2, non so, con Mercurio dietro i 2 attaccanti, bisognerebbe poi pensare la coppia d'attacco migliore, quale può essere, insomma. Chiedo alla regia se ho al telefono Salvatore Tazza, non ancora, e allora... Continuiamo a parlare di Bari, di 4-3-1-2. Coppia d'attacco, Antenucci, Cianci insieme, ti hanno convinto? No, no, fino a questo momento non mi hanno convinto. Insomma. Non si sono, le caratteristiche di uno e dell'altro non si sono integrate alla perfezione. Ci scrivono da casa, non capiamo perché si ostini a far giocare Sabbione. In effetti è uno dei giocatori più in difficoltà, soprattutto mentalmente. Sì. Credi che possa arrivare il momento di Minelli oppure di una difesa a 4 con Perrotta e Di Cesare centrali? Ma sentivo anche Auteri che riproponeva Celiento se dovesse poi recuperare in maniera definitiva. Sì, Sabbione non... no, in verità non posso dire che mi abbia convinto anche nello scorso campionato, ecco, ti dico la verità. Probabilmente, ecco perché dicevamo di un ritorno forse della difesa a 4, magari col recupero di Celiento potrebbe anche ipotizzarsi uno slittamento della difesa con 4 uomini. Sono anche curioso di vedere a centrocampo, come dicevi tu, perché è pur vero che quando la difesa va in sofferenza, beh, significa anche che forse a centrocampo non tutto fila per il verso giusto. Soprattutto con Maite e De Risio che spesso vengono lasciati un po' troppo soli anche poi nel 4-3-1-2 poi bisogna capire anche che fine fa gente come Marras o Dursi. E Dursi soprattutto perché potrebbe fare uno dei due la seconda punta, però l'altro sarebbe automaticamente fuori sacrificato con uno tra Antenucci e Cianci fuori anche se uno dei due dovesse trovare. Io non credo abbia le due punte... con le caratteristiche per giocare insomma in coppia, ecco. Abbiamo nel frattempo recuperato il collegamento con Salvatore Tazza che dovrebbe sentirci. Buonasera Tazza. Buonasera a tutti. Buonasera. E allora parlavamo di questo Bari, lei l'ha sfidato ben 3 volte, l'ha sfidato con la maglia della Cavesi all'andata, l'ha sfidato con la maglia del Bisceglie all'andata e l'ha sfidato domenica scorsa. Che Bari ha trovato? Un Bari evoluto o un Bari involuto? No, il Bari ha nomi importanti, solo che in questo finale di stagione non sta dimostrando il Bari che era all'inizio stagione, che lottava per la prima posizione. Noi invece abbiamo fatto tutti quanti, Fabrizio, anche i complimenti a questo giovane Bisceglie. Lei era un po' uno dei più grandi, seppur under, domenica scorsa, perché lei è 98, ci sono tanti 99, 2000... in campo, addirittura Zagaria che è 2002 se non vado errato, quindi una squadra giovanissima. Una squadra giovanissima da cui però Bucaro ha tratto buone indicazioni per i play-out. Come vi sentite? Sì, noi siamo pronti a queste 2 gare che arrivano. Ci dobbiamo preparare al meglio la prossima settimana e ci faremo trovare tutti pronti. Tazza, lei è un ex anche della Paganese, lì troverà qualche suo ex compagno di squadra, però sarà una sfida da dentro fuori, non ci pensiamo ancora perché mancano più di 10 giorni, però credo che da domani sarete concentrati sull'obiettivo. Come la vivrà da ex?
Assolutamente sì, per me sarà una partita importante come per il resto della squadra. Ci giocheremo tutto in due partite e cercheremo di prepararci al meglio. Fabrizio? Sì, salve Tazza. Quali sono i giocatori della Paganese che bisogna tenere d'occhio in maniera decisa? Sicuramente Dioppo, un attaccante che conosce bene la categoria come Mendicino. Sono due giocatori importanti. Tazza, da Bucaro a Papagni e ancora poi Bucaro. Che cosa è cambiato e soprattutto avete avuto il tempo di riassimilare gli schemi del vecchio nuovo mister? Sì, comunque noi già sapevamo bene il mister Bucaro cosa ci chiedeva. E queste partite che è già arrivato ci ha chiesto le stesse cose che ci chiedeva prima e noi cerchiamo di fare il meglio. Grazie a Salvatore Tazza, in bocca al lupo anche per la vostra sfida play-out e speriamo che il Bisceglie quest'anno raggiunga questa salvezza, sarebbe anche merito suo che è arrivato quest'anno. Grazie, crepi il lupo. Grazie a Salvatore Tazza, noi dobbiamo andare in pubblicità, tra poco avremo Ninni Corda perché abbiamo sentito la sponda catanese, catanista e adesso sentiremo quella rossonera, tra poco. Ben ritrovati con la terza parte di C di Calcio, abbiamo sentito il collega di Eleven Sport Stefano Auteri su Catania Foggia, adesso sentiamo anche qual è la situazione in casa rossonera, abbiamo il piacere di avere con noi il direttore tecnico del Foggia Ninni Corda, buonasera direttore. Buonasera a voi. Buonasera. E allora il Catania prova a recuperare Sarawe di Piazza, quasi sicuramente ce la fa, difficile che si veda in campo Russotto, i tifosi del Foggia invece ci scrivono, sono in apprensione, vogliono informazioni su Fumagalli e Galazzi, potranno essere della partita? Ma è naturale che ormai è, in generale si sa che hanno avuto un problema entrambi col Covid, quindi non vado a scoprire l'acqua calda dicendolo in maniera ufficiale, perché noi per la privacy dei giocatori tendiamo sempre a non fare nomi, perché mi sembra la cosa migliore, però ho visto che ormai è di dominio pubblico, quindi insomma anche in vista di una gara così importante è giusto dare aggiornamenti su questo. Entrambi hanno fatto il tampone stamattina e attendiamo gli esiti dei molecolari e poi vedremo. Per quanto riguarda il resto, insomma, speriamo di recuperare loro che già tanto, e di avere giocatori che ultimamente erano fuori condizione più in condizione. Naturale, ci sarà l'assenza molto pesante di Anelli, che con la rottura del crociato non potrà più far parte di nessuna gara in questa stagione. Per il resto speriamo sicuramente di recuperare Fumagalli e Gavazzi. Direttore, si parte dai primi 20 minuti della sfida di domenica scorsa a Catania? Ma sì, si parte su quei primi 20 minuti che sicuramente sono stati molto molto positivi. La squadra ha giocato con personalità, con voglia, con la determinazione giusta. Sicuramente si deve partire da quello e proseguire magari a fare un po' meglio, soprattutto nel secondo tempo, dove l'ultima mezz'ora abbiamo sofferto tanto, probabilmente potevamo soffrire di meno, però la squadra ha fatto un grandissimo campionato, siamo tutti molto molto contenti, andiamo a giocarcela serenamente, sapendo che il Catania è una grande squadra, una squadra che ha speso tanti soldi, una squadra che ha delle grandissime individualità, anche loro trovano sicuramente dei giocatori, come dicevate giustamente voi, che domenica non c'erano. Speriamo sia una bella giornata di sport, con magari la ciliegina sulla torta per noi. Fabrizio, stavamo lodando a microfoni spenti l'atteggiamento proprio del Foggia dopo la sconfitta, perché Marchionni dopo il 3-0 di Castellammare ha detto dobbiamo reagire, dobbiamo rialzarci, noi siamo il Foggia. Qui secondo me c'è anche lo zampino di Ninni Corda in settimana che avrà ritirato sul gruppo, che ne pensi? Buonasera intanto direttore.
Probabilmente sì. Buonasera a voi. Insomma, io credo che poi un direttore sportivo, un direttore tecnico, faccia proprio da debba essere un punto di riferimento, deve far da tramite fra la squadra e l'ambiente, un po' quello che è mancato a Bari, insomma, per dirlo in maniera serena. Volevo chiedere al direttore, il Foggia è una matricola, insomma, ripescato all'inizio della scorsa stagione, ha fatto un grande campionato e sotto gli occhi di tutti. C'è il rischio di un appagamento o no? No, assolutamente. Essere appagati ai play-off sarebbe sicuramente una brutta notizia per i singoli, perché io penso che un gruppo non possa essere appagato, soprattutto dopo aver fatto un grandissimo lavoro, una grandissima stagione come abbiamo fatto noi. Quindi le motivazioni sono alte. Se fossimo stati appagati, sicuramente quei 25-30 minuti di domenica iniziali non li avremmo fatti. Invece veramente c'è stata una grande prova di carattere, di determinazione, come ho detto prima, e quando c'è il carattere e la determinazione significa che l'appagamento non esiste. Quindi sicuramente faremo una partita da quel punto di vista, dal punto di vista della voglia e dello spirito, giusta. È naturale che sappiamo che il Catania ha 2 risultati su 3 in casa, però cercheremo di giocarcela fino all'ultimo secondo. Ecco, quindi con l'allegria di chi non ha nulla da perdere, in sostanza, no? Perché fra Catania e Foggia penso di chi ha più da perdere è senz'altro il Catania. Sì, l'allegria non è una parola che mi appartiene nel momento che non ci dovesse essere una vittoria, anche se dovessimo giocare contro il Real Madrid. Quindi noi è naturale che dobbiamo sudare veramente tutto quello che abbiamo e dare tutto per 90 minuti e poi trarremo le conclusioni. Però l'importante è sempre dare tutto come abbiamo fatto nella maggior parte della stagione. Ci sono stati soltanto pochi episodi dove non abbiamo dato tutto e giustamente siamo stati puniti. Quando abbiamo dato tutto, perlomeno ce la siamo giocata fino alla fine ed è quello che vogliamo fare. Direttore, che effetto le fa vedere il Como che voi avete riportato in C in Serie B e poi soprattutto ho già fatto gli auguri a Feleca, che è il suo compleanno. Allora, per quanto riguarda il Como sono molto molto contento, perché Como è una città che mi ha dato dei grandi successi sportivi, ma veramente sono stato bene anche dal punto di vista personale. È una città meravigliosa, con della gente meravigliosa, e quindi sono molto molto felice. Sono felice che il mio nome sia stato legato anche a questa vittoria, perché comunque sia anche 6-7 giocatori sono rimasti dell'avventura della Serie D e sono stati protagonisti in questa stagione. Quindi mi ha fatto enormemente piacere. Sì, ho sentito Feleca stamattina per fargli gli auguri, eravamo un po' di giorni che non ci sentivamo, poi dopo 2 ore mi sono trovato una sua intervista che mi ha fatto un po' sorridere. Poteva anche dirmelo che aveva fatto questa intervista, invece non mi ha detto niente, mi ha voluto fare una sorpresa al contrario, ma va bene uguale. Ecco, direttore, lei ha parlato del Como che ha vinto il campionato con 6-7 giocatori della D. Forse è un po' la testimonianza che in C non servono solo i nomi, servono anche quelli, ma non sono tutto. Assolutamente. Non... Probabilmente in C sono ancora meno che nelle altre categorie i nomi, perché quando non riesci a mettere assieme le motivazioni, la voglia, lo spirito quotidiano, ma non lo spirito mensile o annuale, lo spirito quotidiano, dove in ogni secondo della stagione devi dare tutto. Quindi quelle sono le prerogative fondamentali. Poi è naturale che la qualità ci vuole, però la qualità da sola non basta, soprattutto la qualità dei singoli in un gruppo possono essere addirittura deleterie, quindi bisogna soprattutto lavorare sullo spirito e sulla voglia che hanno i singoli e non necessariamente devi andare a prendere giocatori che hanno grandi nomi o che hanno fatto appena un mese prima delle grandissime stagioni. Devi trovare la gente motivata, la gente che ha voglia, la gente che soprattutto vuole mangiarsi l'erba negli allenamenti e che dà tutto per raggiungere i propri obiettivi. E nel momento che non lo fanno, è giusto che la società e chi è il responsabile tiri le orecchie. Gianluca da Foggia, grande Nini Corda con pochi soldi ha portato una squadra ai play-off. Che cosa ci dobbiamo aspettare per l'anno prossimo, ci scrive? Ma adesso
Innanzitutto pensiamo a finire bene la stagione, che già è stata una stagione straordinaria, però io vorrei allungarla ancora di più, in modo da fare qualche dei programmi, allungarli ulteriormente, perché ci siamo detti che lo facevamo dopo i playoff, quindi speriamo di poterli allungare. Questo vuol dire che stiamo andando avanti anche nei playoff. Poi ci sarà tutto il tempo per decidere. Naturalmente la decisione la prenderemo assieme alla propria età, con grande serenità. Io voglio stare a Foggia, l'ho sempre detto, il rapporto con la dottoressa Pintus è ottimo, quindi lo stesso con la tifoseria, con la città è ottimo, quindi dal mio punto di vista ci sono tutti i presupposti per poter rimanere. Poi è naturale che serenamente dovremo vedere tutte le cose assieme alle proprietà, però adesso andare a parlare di questo o dire delle cose inesatte, come magari da qualche parte sono arrivate delle cose inesatte, in questo momento primo non ha senso e secondo è sbagliato. Fabrizio? Ma è troppo fare un pensierino alla B? Beh, realisticamente già, secondo me è troppo che lo facciano anche le seconde in questo momento, perché una su 28 vince, e anche le seconde, faccio l'esempio di Padova ed Alessandria, non sono sicuramente nelle condizioni mentali ideali per poter affrontare i playoff, perché arrivano da seconde dopo una, il Padova averlo buttato letteralmente nelle ultime giornate, dove gli bastava un punto in due trasferte tra Trieste e Modena, le ha perse entrambi. E l'Alessandria ha fatto un grande inseguimento col Como e poi nella partita decisiva ha avuto il braccetto del tennista. Quindi riprendere quelle energie mentali, fisiche, anche per loro sarà difficile, figuriamoci un po' per tutti. Realisticamente una su 28 va in C. Se vogliamo fare una battuta possiamo dire che abbiamo il 3% di possibilità come tutte le altre statisticamente, però sicuramente ci sono compagini che hanno maggiori possibilità delle nostre. Direttore, sta dicendo che forse la terza o la quarta, c'è una squadra come il Bari che l'obiettivo primo posto l'ha lasciato da tanto tempo, così come una come il Catanzaro che non ci ha mai pensato, oppure che so, un Sud Tirol, ma anche il Sud Tirol ha avuto il match point perché ad un certo punto dipendeva solo da loro, piuttosto che un Modena forse sono avvantaggiate rispetto che ad un Alessandria o ad un Padova. Ma io realisticamente la vedo più così, come dicevate giustamente voi, nel senso che soprattutto Catanzaro nel nostro girone, ma anche l'Avellino, perché ultimamente non ha fatto bene, e questo può essere un buon segnale. Io la ragiono certe volte anche su quello che arriva nelle competizioni dei mondiali e degli europei. Solitamente chi fa i turni preliminari, il primo turno, si qualifica magari col rotto della cuffia, poi vince il campionato finale. Quindi secondo me Avellino e Catanzaro possono essere protagoniste, come il Modena nell'altro girone, più anche del Sud Tirol, secondo me, perché è una squadra veramente concreta, determinata, che ha giocatori importanti. Poi naturale il Bari come squadra doveva essere davanti assieme alla Ternana, purtroppo però i nomi e tutta la situazione non ha fatto sì che non necessariamente si raggiungessero quegli obiettivi, nonostante, devo dire la verità, la società e il presidente ha fatto l'impossibile, perché quando spendi tutti quei soldi, metti a disposizione un organico a chi lo deve fare e poi ai giocatori gli dai tutte le possibilità di far bene in una piazza come Bari, sicuramente l'unico che non è responsabile in quel momento è la società nei suoi vertici principali, perché poi comunque si hanno messo a disposizione di tutto, e poi naturalmente i tifosi, che sono la parte lesa doppia, soprattutto in piazze così dove non puoi neanche andare allo stadio, in più la squadra magari non fa i risultati che vuoi, quindi sicuramente i giocatori sono i maggiori responsabili di quello che è successo, anche perché sono tutti pagati molto bene, dal punto di vista soprattutto dell'impegno, della determinazione, mi sembra siano un po' mancati in certe circostanze. Però direttore, mi permetta, i giocatori qualcuno li mette, cioè lei ha messo a Foggia magari dei giocatori che vogliono mangiare l'erba, chi ha fatto la squadra, che è stato scelto a sua volta dalla società, non ha dato magari quei giocatori al tecnico, quindi è vero che la società ci ha messo tanto 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 dal portafogli, però è anche vero che forse magari
ha sbagliato qualche scelta, cioè io il portafoglio lo demano a Fabrizio, Fabrizio magari va a comprarmi degli abiti che quattro tagli più grandi, io quelli comunque non posso indossarli, o sbaglio? Sì, però è naturale che i presidenti si affidano a dei professionisti che comunque hanno fatto dei risultati buoni anche in categorie superiori, come è successo alle persone che hanno lavorato al Bari. Probabilmente certe volte, non necessariamente, sia come giocatori sia come parte tecnica, non è questo caso il caso dell'allenatore, perché l'allenatore è proprio un allenatore di categoria, però le altre due componenti magari erano più componenti che hanno lavorato in Serie B e in Serie A, e quando vai a scontrarti in una realtà come quella della C diventa un problema di non poco conto. Io penso che De Laurentiis non sia stato contento di aver, tra parentesi, non dico bruciato tanti soldi, ma messo a disposizione tanti soldi che poi non hanno portato ai risultati che lui si aspettava. C'era Fabrizio che stava facendo una considerazione. No, mi ricollegavo esattamente a quello che dicevi tu, Flavio. È chiaro che a volte poi bisogna capire. Sono d'accordo anche col direttore, cioè i De Laurentiis hanno speso soldi, non è che li hanno spesi. Probabilmente non sono state fatte scelte felici se il Bari è ancora in Serie C. Magari qualche calciatore, ma anche il mercato di gennaio, in cui si doveva forse rientrare di qualche centinaia di migliaia di euro, non ha visto quell'invenzione che poteva essere magari un giocatore che ti risolve una partita, ma si è decisi magari di andare con una rosa priva di due slot. Voi invece, nonostante abbiate deciso di non fare mercato, direttore, però qualche giovane l'avete portato, perché leggevo anch'io l'intervista di Feleca rilasciata a Tutto Calcio Puglia, che tra l'altro è un portale del nostro gruppo editoriale. Sì, no, noi abbiamo fatto proprio questa strategia societaria dove realisticamente io ho detto a tutti i tre soci dell'epoca, quindi oltre a Feleca e Pelusi anche alla dottoressa Pintus, che voleva assolutamente partecipare ai investimenti sul mercato come gli altri due soci, che in quel momento non aveva tantissimo senso mettere mano al portafoglio e fare degli investimenti importanti che magari non avrebbero assolutamente cambiato poi i risultati finali della stagione. È stato importante tenere giocatori in quel momento stavano facendo bene, come Rocca. Abbiamo rifiutato anche diversi soldi dalla Regina, che lo voleva a fine gennaio, proprio perché non dovevamo indebolire la squadra. Poi sono arrivati dei giovani che magari ancora devono, chi si è espresso ancora in maniera positiva già da subito, come Jurato soprattutto, che ha fatto molto bene, di quelli arrivati a gennaio, ma anche Cardamone e anche Turi hanno fatto, pur nonostante avessero degli infortuni, hanno fatto discretamente bene. Nico Bassi purtroppo ha avuto un po' di problemi fisici, però su di lui ci si crede. E poi gli altri giovani che c'erano all'inizio dell'anno hanno fatto veramente una stagione molto molto importante a tutti, sia quelli presi assieme alla Salernitana, sia come Di Enno, che l'abbiamo voluto fortemente noi già dall'inizio, che è stato con me a Como e 4 anni che sta con me, un giocatore che sicuramente ha fatto delle cose molto molto importanti. Beh, direttore, è tutto vero e condivido, però c'è anche la scelta di Marchionni, che all'inizio magari poteva sembrare azzardata, invece il tecnico si è rivelato un portatore di serenità, insomma, è stato anche lui. Sì. Va considerato un'arma in più fondamentale in questa rincorsa del Foggia. Che fine farà poi il tecnico nella prossima stagione? No, ma anche con Marco abbiamo parlato serenamente in questo periodo per terminare i play-off e poi per sederci assieme alla proprietà a un tavolo dove si deciderà il futuro. Per quanto riguarda me, ma anche per quanto riguarda la proprietà, Marchionni è confermato, perché ha fatto dei grandi risultati. È naturale, ripeto, che poi assieme tutti quanti ci dobbiamo sedere e valutare il futuro. Per quanto riguarda l'ingresso suo nel passato, sicuramente è stato molto importante. La parola serenità in quel momento, come giustamente ha detto lei, era fondamentale, perché dopo le vicissitudini di inizio stagione con i due allenatori che per diversi motivi tra di loro
hanno scelto di andare a casa lasciando la barca. Sicuramente la scelta di Marchionni aveva messo molte perplessità, che invece si sono dimostrate tutto il contrario. Ha fatto un grande lavoro, si è dimostrato molto attento a tutto, si è fatto consigliare nella maniera giusta ed è stato un valore aggiunto per tutto il lavoro personale che insieme allo staff tecnico e comunque dirigenziale, nel senso di quelli che stanno tutto il giorno sul campo, come il nostro team manager Diego Valente, ma tutto lo staff, da Roberto Cao a Fabrizio Caraffa, Nanula, il preparatore atletico, e lo staff medico. Abbiamo fatto sempre un gruppo unico insieme ai giocatori e questo ha portato a fare dei grossi risultati. Grazie direttore, noi ci rivedremo qui con CD Calcio martedì prossimo, speriamo di parlare. Mi raccomando, volevo approfittare, scusa sì. Flavio, volevo approfittare per salutare Claudia, perché so che è stata protagonista positivo qualche giorno fa di qualche dichiarazione nei miei confronti, e devo dirgli che anche lei comunque è la mia preferita, perché sennò poi si offende, le donne baresi che sono permalose non voglio avere problemi. Complimenti ben accetti a Claudia Carbonara, ovviamente ci associamo anche io e Fabrizio Nitti. Claudia aveva paragonato Corda ad un allenatore più giovane, a mister Marco Marchionni, quindi ovviamente nello scherzo noi ricambiamo e ci uniamo ai complimenti di Nini Corda a Claudia Carbonara. Grazie Flavio, grazie. Grazie, buona serata. Grazie a Nini Corda e insomma martedì sarà un'altra puntata abbastanza scoppiettante, perché sarà la vigilia della sfida del Bari e chissà se rivedremo il Foggia, e magari arriverà anche qualche notizia da Francavilla, perché ci dicono che mister Colombo non sia troppo saldo sulla panchina per la prossima stagione. Beh, intanto speriamo insomma che anche il Foggia possa poi partecipare alla fase successiva dei playoff, e speriamo che il Bari possa arrivare il più lontano possibile. È chiaro che l'unico obiettivo è la Serie B, insomma. Ecco, io spero che questi playoff possano servire al Bari per dimostrare che tutto quello che è successo in campionato non è vero, ecco. E chissà come andrà a finire. Bari che parte dalla quarta posizione, non parte con i favori del pronostico, non parte neanche con i presupposti giusti, perché quello che abbiamo visto nell'ultimo mese e mezzo non è quello che ci aspettavamo. Anche l'Italia del 1982, però, esatto, abbiamo detto insieme, esatto, non era partita benissimo. Chissà, esatto, martedì prossimo scopriremo contro chi giocherà il Bari, se il Foggia avrà passato il turno e soprattutto che play-out ci aspetterà. A martedì!